Salve gente da Restrike 89. Oggi, come potete vedere, siamo su un piccolo tutorial che volevo fare per insegnarvi come cambiare le texture, visto che molti di voi me l'hanno chiesto e visto che avevo un po' di tempo l'ho voluto fare. Quindi andiamo subito a vedere come si fa. Allora, noi andiamo sulla cartella del disco locale. Io ce l'ho, Farming Simulator ce l'ho sul disco locale C, poi vedete voi dove l'avete. Quindi andiamo su programmi, Farming Simulator 2015, data, maps. Voi dovete cercare la cartella fogliage, ma non è questa qua che vedete qui, ma bensì andate su texture e è questa qui, fogliage. Noi per sicurezza andremo a prenderla, faremo una copia delle texture originali e andrete a salvarla da qualche parte. Ad esempio io qui, l'ho qui in cartella, le texture originali. Metti caso che ci siano problemi o cose varie, ce l'ho qui. Quindi chiudiamo. Quindi qua abbiamo la cartella con le texture, come potete vedere. Queste qua sono tutte le texture originali. Anzi, queste qua sono quelle della Chu River, perché io avendolo già modificato non vado a rimettere quelle originali. Vi mostro solo come poter fare. Quindi vi mostro anche come estrarle e inserirle. Voi prendete una mappa di quelle scaricate da voi che vi piacciono le texture e la estraete. Allora fate Extrait to Chu River. Io non lo faccio perché sennò ci metto un minuto, un minuto e mezzo. L'ho già fatto, eccola qui la cartella. Andiamo a vedere. Si trova nello stesso file, cioè nella stessa cartella dove ci sono quelle originali. Quindi eccolo qua, texture, foliage. Queste qui sono le texture della Chu River. Voi non guardate queste texture qui, che sono quelle della segale, avena, girasoli, erba medica e questi trifogli, perché queste qua sono quelle per la multifruit, quindi lasciatele perdere. Allora, io ho fatto così: ho copiato tutte le texture. Chiaramente andremo a togliere quelle del multifruit. Cliccate sopra con il tasto destro, fate copia. Qui possiamo anche chiudere. Andiamo sulla nostra cartella delle texture originali e fate incolla. A voi vi dirà di copiare e sostituire, non copiare. Voi fate copia e sostituisci. Io non lo faccio perché tanto sono già a posto. Quindi voi fate, lui vi sostituisce tutte le texture originali con quelle della Chu River. Però state attenti di non sostituire la cartella fogliage, cioè non andate a prelevare la cartella fogliage della Chu River Map e inserirla sulla cartella della mappa originale, perché io ho fatto in questo modo e mi mancavano alcune texture nel bosco. Quindi, onde evitare che vi manchino poi delle texture, voi andate solo a inserire, cioè voi inserite sulla cartella foliage le texture della Chu River o la mappa che preferite, e così andrà solo a sostituire quelle che ci sono sulla mappa da voi scelta. E quelle che mancano sulla mappa scaricata, cioè tipo quella del bosco, le texture del bosco, cose così, rimarranno quelle della mappa originale. Poi voi siete a posto, potete chiudere tutto.
aprire il gioco e vedrete che le texture saranno cambiate, texture di paglia, erba, del terreno, terreno arato, come vi ho mostrato sull'introduzione della mia serie. Per questo primo mio tutorial è tutto, spero di essermi spiegato bene, spero di aver mostrato bene tutti i passaggi. Lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao gente, alla prossima!